Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la politica. Sono ore decisive per la formazione della giunta regionale con Lega e Forza Italia e ferri corti per la divisione degli assessorati. L'impasse potrebbe essere risolta dai leader nazionali. Intanto dovrebbe tenersi martedì 12 marzo il primo consiglio regionale. Il servizio di Alfredo Primante. Ancora una volta i tavoli romani potrebbero decidere il futuro del governo regionale abruzzese. Infatti i leader locali dei partiti di maggioranza, segnatamente Lega e Forza Italia e il presidente Marsilio, non riescono a trovare l'accordo sulla divisione degli incarichi in giunta e dunque potrebbe essere risolutivo proprio l'incontro fra il capo del carroccio Matteo Salvini e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi per varare la nuova giunta, ancora ferma in porto a due settimane dal 10 di febbraio. La Lega sembra intenzionata a non fare sconti agli alleati e chiede quattro assessorati più la presidenza del Consiglio. In più il coordinatore regionale delle Camicie Verdi, Giuseppe Bellachioma, forte del risultato ottenuto dalle urne, ribadisce la linea nazionale rispetto alla scelta degli assessori in base alle competenze e non alle preferenze ottenute. Forza Italia, dal canto suo, non vuole cedere ai diktat del carroccio e chiede due assessorati, guardando favorevolmente ad un impegno in prima linea nel settore della sanità, su cui i tre consiglieri azzurri, Febbo, Sospiri e De Annuntis, in queste due settimane si sono spesi in maniera decisa. Quella in atto, dunque, è una vera e propria guerra di posizione che riflette a livello locale la distanza fra Salvini e Berlusconi sul piano nazionale. Nel frattempo, dal versante Fratelli d'Italia, arriva la strigliata del sindaco di L'Aquila Pierluigi Biondi, che lancia il tema del riequilibrio dell'economia fra aree interne e costa. Per il primo cittadino del capoluogo di regione, uniformare i processi economici dei territori è la madre delle sfide per il nuovo governo regionale, chiamato ad affrontare e superare il modello di un Abruzzo a due velocità. Tema che si allaccia anche a quello della ricostruzione, primo punto da affrontare secondo il governatore Marsilio. Tornando al toto nomi per gli assessorati, chi sembra sicuro del posto in giunta, con anche la delega già in tasca per il turismo, è Pietro Quaresimale, il più votato del carroccio in provincia di Teramo. Ho fatto una buona esperienza a Campli, Campli come sapete è entrata nei borghi più belli d'Italia a seguito di tante iniziative basate sulla promozione del territorio che secondo me mancano in Abruzzo, in cui vorrei dare il mio sostegno affinché la nostra bellissima regione, in cui le distanze sono irrisorie tra mare, colline e montagna, sicuramente possiamo pubblicizzarle al mondo affinché tanti turisti possano venire sul nostro territorio. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente di spicco del PD, questa mattina a Pescara ha partecipato ad un evento organizzato da Giacomo Cuzzi, assessore comunale di Pescara, a sostegno di Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria nazionale del partito alle primarie del Partito Democratico di domenica prossima. Il servizio di Paolo Renzetti. Ma intanto è tempo di partecipare. Domenica tutti coloro che non condividono le politiche di questo governo, fatto di propaganda, paura e recessione economica purtroppo, hanno una grande possibilità che è quella delle primarie, andare a votare e poi scegliere il candidato che guiderà il PD e il centro-sinistra. Noi abbiamo deciso di scegliere Zingaretti perché avevamo bisogno di un candidato autorevole che vinca subito, eletto dal popolo, e che abbia un rapporto con i territori veri, perché il PD e il centro-sinistra, lo dimostrano anche le elezioni in Abruzzo e in Sardegna, si rinnova soltanto se punta su un territorio, sul protagonismo dei territori. Zingaretti che sembra partire con i favori del pronostico, per usare un eufemismo calcistico. Sì, è andato molto bene tra gli iscritti, speriamo che nell'elettore delle primarie ottenga il 51%, anche per questo occorre a mio parere votare Zingaretti, perché noi abbiamo di fronte una campagna delle europee molto tosta e abbiamo delle amministrative dove si voterà in 4200 comuni e quindi abbiamo bisogno assolutamente da lunedì di avere una guida autorevole e che tutti uniti si costruisca al centro-sinistra futuro alternativo al governo giallo-verde. Abbiamo recuperato molto grazie a due fattori, l'unità della coalizione e del centro-sinistra con questa apertura molto forte al civismo e l'autorevolezza dei candidati, perché sia Legnini in Abruzzo che Zedda in Sardegna erano i candidati migliori che potevamo mettere in campo e ci hanno consentito di fare un passo avanti. Ovviamente ancora la strada è lunga, c'è tanto ancora da recuperare, però abbiamo dimostrato che se abbiamo queste due condizioni possiamo recuperare tanto e magari risalire presto la china. Mini rimpasto di giunta a Pescara dopo l'elezione di Antonio Blasioli alla regione. Le deleghe di Blasioli, fra cui i lavori pubblici, passano a Tonino Natarelli, nuovo vice sindaco, e invece Giovanni Di Jacopo, che mantiene anche la delega alla cultura.
Ennesimo rimpasto di giunta a Pescara, a poco più di due mesi dalle elezioni amministrative, dopo le dimissioni di Antonio Blasioli approdato a Palazzo Silone, Tonino Natarelli ha assunto la carica di assessore rilevando le deleghe dello stesso Blasioli, fra cui i lavori pubblici ed il personale. Io penso che ognuno deve fare il proprio dovere, e abbiamo delle necessità, delle cose da fare, da portare avanti, e sono ben lieto di fare l'assessore, anche perché ho degli assessorati importanti, i lavori pubblici e il personale, quindi avrò da lavorare, insomma il ruolo è secondario. Ci sono tantissimi cantieri, io per la verità non sono stato finora, come dire, un cultore della materia, però insomma penso di essere un professionista, quindi sono abituato a prendere in carico le cose, a studiarmele, a confrontarmi con i dirigenti, e poi il lavoro consisterà soprattutto nel portare a termine quello che ha fatto Antonio Blasioli, di controllare che le cose siano fatte bene, con la speranza di fare più cose possibile. Ovviamente ognuno ha delle idee, un tocco personale c'è sempre, però mi atterrò a portare la nave in porto, questo è il mio compito. Un po' sorpresa invece la carica di vice sindaco è andata a Giovanni Diacovo, questa mattina l'ufficializzazione nel corso del Consiglio Comunale a Palazzo di Città. Una bella sorpresa, ma non solo una sorpresa, perché in fondo io faccio politica da ragazzino, ho avuto un percorso molto regolare, senza scosse, dalle associazioni, agli studentesche, consiglio di quartiere, consiglio comunale opposizione, poi maggioranza. Oggi sindaco è un onore enorme per me, che amo tantissimo questa città e faccio politica e vivo ogni aspetto di questa città da tantissimi anni. È un onore sicuramente che per me non è un, come dire, un epilogo di un periodo, ma è l'inizio, il prologo di una nuova storia, secondo me, che scriveremo anche nei prossimi anni. Ti ringrazio molto per questa scelta il sindaco Marco Alessandrini. Io ce l'ho messa tutta in un mondo che mi appartiene, che è il mio, quello della cultura, quello delle associazioni, dei giovani, della scuola, insomma. Ce l'ho messa tutta, i risultati un po' ci sono stati e sono molto felice di poter continuare a occuparmi di questo riconoscimento, che lo è anche per tutte le persone, centinaia e centinaia di persone che hanno collaborato con il mio assessorato in questi 5 anni. Operazione Carnevale Sicuro dei carabinieri del NAS Abruzzo, che nelle ultime ore hanno operato sequestri in varie zone della regione di prodotti non in regola e potenzialmente pericolosi per la salute. Mascherine e costumi di carnevale, gadget, articoli elettrici a bassa tensione, tutti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Oltre 20 attività commerciali ispezionate, circa 120.000 articoli sequestrati, confiscati e distrutti per quasi 1 milione di euro, con sanzioni amministrative elevate per 10.000 euro. Questi numeri più significativi di una vasta operazione su scala regionale portata a termine dai carabinieri del NAS Abruzzo di Pescara nelle ultime ore. I NAS di Pescara in questi giorni hanno ispezionato moltissimi negozi della regione Abruzzo nelle 4 province e l'esito dei sequestri, che parliamo appunto di 120.000 pezzi stimabili per un valore di circa 1 milione di euro, è frutto di un'attività di controllo, di vigilanza, di attività anche di sequestro scaturite poi in confische determinate dalle camere di commercio delle 4 province abruzzesi. Il provvedimento di confisca è propedeutico a una distruzione. Ci siamo occupati anche delle distruzioni attraverso il conferimento in siti autorizzati e abbiamo realmente tolto dal mercato e distrutto tutti questi articoli che potevano essere pericolosi per la salute. Acquistare prodotti che non sono tutelati da un marchio è una garanzia di non sicurezza del marchio, ma l'occhio del genitore nell'acquisto di costumi e maschere di carnevale deve cadere sulle etichette e sul marchio CE. Sono assimilati a giocattoli, pertanto hanno garanzie di sicurezza come ad esempio l'essere articoli ignifughi e quindi la possibilità di essere indossati dai nostri bambini con assoluta garanzia e con assoluta sicurezza. Dopo 20 anni di precariato saranno finalmente stabilizzati in Abruzzo 560 lavoratori ex LSU che effettueranno pulizie nelle scuole. Il maggior numero di loro, circa 300, lavora in provincia di Teramo e la maggioranza è costituita da donne. Per noi Tania Bonici Castelli.
Sono quasi tutte donne, tra i 45 e i 65 anni, 20 anni di precariato, ma soprattutto di lotta. I lavoratori e le lavoratrici ex LSU nel 2020 vedranno finalmente riconosciuto il loro diritto alla stabilità lavorativa e riconosciute le giuste garanzie che spettano a chi da decenni tiene in piedi le strutture scolastiche assieme al personale ATA. Circa 12.000 impiegati in tutta Italia, di cui 560 circa in Abruzzo, in maggioranza nella provincia di Teramo, che conta al 2017 oltre 300 assunti. Un momento storico perché? Momento storico perché dopo 20 anni lavoratori impiegati nei servizi di pulizia delle scuole, ex LSU e apparti storici, finalmente vedono riconosciuto questa anzianità di servizio. Finalmente dopo 20 anni di precariato nell'ultima legge di stabilità, grazie alla caparbietà dei lavoratori e dell'organizzazione sindacale che rappresento, siamo riusciti a stabilizzare questi lavoratori attraverso l'internalizzazione dei servizi. Ora c'è bisogno, diciamo, dell'ultimo passo ed è per questo che abbiamo deciso di convocare questo momento con la stampa per far sì che tutti i lavoratori impiegati in questi servizi vengano appunto internalizzati. E c'è una volontà politica messa nero su bianco nell'ultima legge di stabilità, ora ci sarà da definire i meccanismi tecnici per far sì che tutta la popolazione dei lavoratori impiegati in questi servizi possa a tutti gli effetti entrare a far parte del personale ATA e vedersi riconosciuto un ruolo che svolgono da 20 anni, ovvero quello di lavorare per un servizio pubblico, quello di pulizia delle scuole, e quindi di vedersi riconosciuto un contratto pubblico, quello del personale ATA. In Abruzzo quanti lavoratori saranno stabilizzati? Parliamo di all'incirca 500 lavoratori, solo nella provincia di Teramo sono all'incirca 300, purtroppo i numeri non sono precisi perché sono tutti impiegati con cooperative o ditte che hanno preso apparti o subapparti, quindi è difficile anche capire qual è il loro datore di lavoro, ma parliamo di questi numeri, 500 in tutto Abruzzo, 300 a Teramo. Questo processo di internalizzazione significherebbe per la prima volta porre fine alle sofferenze di lavoratori che purtroppo sono invecchiati all'interno del precariato. Con la stabilizzazione miglioreranno anche le condizioni economiche e il salario passerà da 850 euro a 1100 euro mensili. A Penne sembra poter esserci la fumata bianca per quanto riguarda l'accordo tra le maestranze della Roman Style e Vertici Brioni. Infatti, dopo una lunga trattativa, lunedì 4 marzo, i lavoratori dei tre stabilimenti dell'area Vestina saranno chiamati a votare dall'accordo. Il servizio di Vestina News. Sono servite ben 14 ore di trattativa tra l'azienda Brioni e i sindacalisti proprio dell'azienda di lusso, della moda, dell'area Vestina, un accordo che oggi è stato sottoposto alle maestranze attraverso delle assemblee e che lunedì verrà sottoposto alla votazione proprio delle stesse. Abbiamo limitato l'utilizzo della flessibilità rispetto a dicembre del 2018, abbiamo conservato il contratto integrativo, ma questo accadrà solo nel caso in cui ci fosse la volontà da parte dei lavoratori di votare per le 34 ore. E ci saranno due ipotesi di orario, ma sia in un caso che nell'altro ci sarà un orario unico di lavoro, sia nel caso resteremmo a 32 ore, sia nel caso in cui ci fosse il passaggio a 34. Io invito tutti i lavoratori a riflettere e siccome quando un accordo lo firmo, anche se ho delle remore perché non abbiamo riportato tutti i risultati, invito tutti a votare a favore dell'accordo e quindi a favore delle 34 ore. È stato il migliore possibile rispetto al momento storico che stiamo vivendo adesso, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista economico. Non dimentichiamo che l'azienda ci ha detto più volte che ci sono gravissimi problemi economici e ci risultano da piani, da carte uscite fuori che purtroppo abbiamo completamente staccato la Brioni dalla Roma Style e quindi praticamente dovremmo affrontare nuovi problemi molto forse più seri per certi aspetti. Però se riusciamo a portare ancora avanti il discorso della lavorazione del gruppo riusciremo almeno a lavorare serenamente in questi mesi, appunto, sia all'integrativo nuovo sia per poter cercare di far funzionare questo accordo. Da una parte tutela l'economia del territorio, come hai ben detto tu, e da una parte purtroppo rimane il problema della flessibilità che aggrava un po' le condizioni di lavoro delle maestranze. Un risultato abbastanza positivo, però il nostro dubbio
sempre sul marchio Brioni, sul rilancio del marchio Brioni rimane e continueremo in questo senso, non è che ci fermiamo adesso, quindi continueremo a chiedere all'azienda lumi in questo senso, quindi che si rilanci il marchio Brioni perché è l'unico prodotto che può dare veramente la serenità sia economica sia lavorativa a 1000 persone. Dopo 30 anni di attesa da parte dei cittadini di Monte Silvano verranno installate le barriere antirumore lungo il tracciato ferroviario. L'esecuzione dei lavori avverrà di notte per non creare ostacoli al traffico ferroviario. Un'altra delle grandi incompiute della città di Monte Silvano verrà finalmente concretizzata, mettendo la parola fine ai disagi dei residenti. Così il sindaco Francesco Maragno ha presentato ufficialmente l'avvio dei lavori di installazione dei pannelli antirumore lungo il tracciato ferroviario di Monte Silvano. È un'opera attesa da oltre 30 anni qui a Montesilvano, consta di un investimento di 23 milioni di euro da parte di RFI. Siamo arrivati finalmente alla conclusione di un iter che è iniziato diversi anni fa ma che poi si era bloccato e siamo riusciti a sbloccarlo, a riattivarlo e finalmente nel giro di qualche settimana finalmente i lavori partiranno, dando sollievo alle centinaia di famiglie che in questi tre anni hanno vissuto davvero un incubo, quello di non poter vivere tranquillamente all'interno delle mura domestiche. I lavori prevedono l'installazione di barriere di circa 4 metri e mezzo di altezza in un tracciato di 2,3 chilometri dal confine nord di Monte Silvano fino a via Parlasca, poco dopo il cavalcavia all'altezza di via Verrotti. Gli interventi verranno eseguiti contemporaneamente in più punti del tracciato oggetto del primo lotto, scelto dando priorità ai punti dove vi è un'esposizione maggiore di rumore. I lavori che si concluderanno entro 4 anni verranno condotti per lo più nelle ore notturne per ridurre al massimo gli impatti sulle residenze limitrofe e sull'esercizio ferroviario. Sono previste tante presenze anche da fuori regione a Larino, in Molise, dove nel fine settimana è in programma l'attesa sfilata dei carri allegorici. L'evento, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali come Carnevale Storico d'Italia, prevede un corteo di veri e propri giganti di cartapesta alti fino a 13 metri. Il servizio di Fabrizio Occhionero. Un riconoscimento di prestigio, quello di Carnevale Storico d'Italia da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, uno stimolo significativo per dare impulso a un evento di livello nazionale che merita e richiamerà presenze anche da fuori regione. Per la prima volta due fine settimana dedicati al Carnevale di Larino, 2, 3, 9 e 10 marzo, un impegno totale da parte del Comune, dell'Associazione Larinella, di tutte le realtà coinvolte che si propone di valorizzare l'elevata qualità e le tecniche raggiunte dai gruppi costruttori pronti per le sfilate dei giganti di cartapesta. I carri allegorici saranno 6, alti anche 13 metri, con diversi interventi dedicati alla sicurezza della manifestazione. Siamo stati riconosciuti tra i carnevali più importanti d'Italia. Questo ci fa enormemente piacere e per la prima volta avremo un carnevale che avrà risonanza sicuramente a livello nazionale e una serie di iniziative quindi che andranno a supportare l'evento con l'obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio, le nostre risorse, il patrimonio archeologico, e in modo da poter far conoscere, grazie a questo evento, anche il nostro territorio. Tutto questo è stato possibile grazie soprattutto ai gruppi costruttori che realizzano i carri, quindi grazie a loro se oggi siamo qui a parlare di questa manifestazione e dell'importanza che riveste a livello nazionale. Fitto il programma di iniziative condiviso con l'Associazione Larinella e presentato in sala fredda con la partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale Antonio Vesce e dei consiglieri Giulio Pontico e Yolanda Giusti. Nuovo sito, ampie zone per i parcheggi, navette gratuite, street food, artisti di strada, gonfiabili per i bambini, laboratori con memo, cantieri culturali, coreografie e molto altro. Non mancheranno ospiti come Vittoria Markov di Amici, Modesto e Marta Faiola, Fabio Celenza, NDJ, Sossio Aruta e DJ Ambra Marie.
l'apertura dei siti archeologici e voglio ringraziare la soprintendenza che ha consentito all'apertura straordinaria dei siti dalle 9 alle 17 tutti e quattro i giorni della manifestazione e poi l'associazione Memo Cantieri Culturali per le attività di laboratori didattici per i bambini dai 6 a 12 anni, i volontari del Servizio Civile Nazionale che garantiranno l'apertura del Museo Civico la mattina dalle 9 alle 13 nei giorni della manifestazione e il responsabile dell'archivio diocesano Giuseppe Mammarella che garantirà visite guidate al Museo Civico e alla Cattedrale. All'evento sarà dedicato anche uno speciale della trasmissione Viaggio in Molise. Apriamo la pagina sportiva con la Serie B. Il Pescara, dopo il turno infrasettimanale col Benevento, è di nuovo al lavoro per l'impegno di domenica pomeriggio contro lo Spezia. Uno degli elementi più positivi di questo periodo bianco-azzurro è il centrocampista Luca Crecco, che torna sulla sconfitta del Ciro Vigorito, ma guarda già avanti ai prossimi turni del campionato del Delfino. Siamo dispiaciuti perché comunque avevamo ripreso una partita che non è stata facile. Comunque loro sono una buona squadra, in casa non è mai facile venire qua e fare la partita nostra. Siamo stati bravi a riprenderla, purtroppo abbiamo sbagliato un po' di cose. E come è successo anche a Padova, magari abbiamo perso una marcatura, oggi uguale abbiamo perso una marcatura e purtroppo non è andata benissimo. Vi siete arrabbiati in occasione di quell'angolo che non c'era, c'era stato anche un fallo, poi forse quella tensione di qualche secondo prima ha giocato un brutto scherzo in occasione proprio dell'angolo calciato da Viola? Sì, ci siamo arrabbiati perché non ho capito bene cosa è successo, ma l'angolo non c'era, però non cerchiamo alibi perché comunque se stavamo più attenti il gol non lo prendevamo anche se era un angolo regalato. Quindi dobbiamo solo stare un po' più attenti e pensiamo già magari alla prossima partita e cerchiamo di smagliare meno episodi possibili. Ma non era facile comunque venire qua e fare la partita, comunque siamo stati bravi, come ho detto prima, a riprendere la partita perché loro comunque giocano un buon calcio e non abbiamo fatto malissimo perché, come ho già detto, non era facile riprendere, siamo stati bravi, purtroppo alla fine abbiamo peccato in un errore che è stato fatale. Però Luca, da una squadra che è terza in classifica, che gioca in casa della quarta in classifica, probabilmente ci sarebbe attesa una prestazione diversa, più coraggio. Invece oggi il Pescara è apparso molto timoroso, soprattutto nel primo tempo, e lo ha riconosciuto anche Pillon. Sì, è vero, magari possiamo fare di più in fase di possesso, possiamo provare più cose magari a centrocampo e andare più in avanti. Sicuramente potevamo fare meglio, però è andata così. Una sconfitta che non cambia di molto la classifica, il Pescara resta in alto, però se si vuole migliorare ancora di più questa classifica bisogna cercare di migliorare anche i risultati anche in trasferta, anche se nell'ultima partita fuori dall'Adriatico avevate vinto, soprattutto negli scontri diretti, ce ne saranno diversi da qui alla fine. Sì, sicuramente gli scontri diretti sono importantissimi per noi e cercheremo di andare comunque in trasferta e fare meglio di oggi. Comunque per me abbiamo fatto... Sì, non è stata una grandissima prestazione, ma comunque caratterialmente ci siamo perché non molliamo mai. Abbiamo ripreso una partita che non è stata facile. Speriamo la prossima partita i punti persi oggi. Scendiamo in Serie C, sconfitta di misura ieri pomeriggio per il Teramo allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo negli ottavi di finale di Coppa Italia di Lega Pro. Ai gialloblu di Calabro basta la rete decisiva al 63esimo di Pacilli col Diavolo che adesso può concentrare tutte le attenzioni sulla gara interna di domenica pomeriggio contro la Fermana. Vediamo. Il Teramo saluta la Coppa Italia e lo fa sul campo della Viterbese che si impone per 1-0 grazie alla rete decisiva nella ripresa di Mario Pacilli. Con Pacini tra i pali, il giovane Celentano a destra e qualche novità. Nell'undici iniziale Maurizi vede le prime avvisaglie di una serata nella quale i laziali hanno maggiori motivazioni già al sesto quando Baldassin, favorito da una chiusura non perfetta di Piacentini, prova la via della rete mancandola di un soffio di testa. Il Diavolo gioca un discreto primo tempo, accappa da piazzato, manca un po' di precisione. Al decimo Pacilli con
con un traversone calibrato pesca la testa di Polidori, debole, ma sulla ripartenza Zecca brucia Tanasov e Coda e dovrebbe solo trafiggere Valentini, ma l'attaccante sbaglia la cosa probabilmente più semplice. Questo è il momento migliore dei biancorossi, ancora Zecca con l'esterno piede, al quarto d'ora non inquadra la porta, dalla parte opposta Pacini sbaglia l'uscita, ma Mignanelli non ha angolo a sufficienza per trovare la strada del gol. Il portiere del Teramo però si riscatta al 26esimo, Sini pennella col mancino da punizione, Coda prende l'ascensore e indirizza bene il pallone in porta, ma l'estremo difensore con la mano sinistra e la traversa riesce a sventare la minaccia. Una parata davvero splendida per il toscano che si ripeterà anche a fine primo tempo. Prima però ci prova Barbuti dalla distanza, conclusione potente ma centrale. Prima dell'intervallo doppio squillo viterbese. Il tiro basso di Mignanelli trova il piede ancora di Pacini a dirgli di nuovo di no. La pressione dei padroni di casa si alza e Pacini avrebbe una gran palla da girare in rete, ma manca il bersaglio grosso con le due squadre che vanno a riposo sullo 0-0. La ripresa è decisamente meno spettacolare, ma con un Pacini ancora scatenato. La conclusione al 50esimo è fiacca, larga quella da piazzato di Barbuti. Calabro però all'ora di gioco pesca il jolly dalla panchina, dentro De Giorgi ma soprattutto Van de Putte che prende il posto di Cenciarelli e ci mette 3 minuti per risultare decisivo. Sua l'azione sulla destra nel 63esimo e l'assist proprio per Pacini, piattone sinistro sul primo palo, stavolta il Teramo capitola e sarà il gol che varrà la qualificazione per la Viterbese, perché il Teramo, nonostante gli inserimenti in corso d'opera di De Grazia, Sparacello e Spighi, non sembra avere le motivazioni per andare a riequilibrare la partita. Anzi, è proprio De Giorgi a rischiare di chiuderla al 66esimo col diagonale fuori, mentre Pacini deve superarsi al 70esimo su Mignanelli, liberato dall'assist illuminante del solito Pacini. Finisce 1-0 dunque e ai quarti va la Viterbese che se la vedrà con il Pisa. Per il Teramo un buon test in vista di domenica, quando la partita sarà da non fallire, perché al Bonolis arriva la Fermana, uno di quegli appuntamenti da non sbagliare sulla strada che porta alla salvezza. Finisce in parità la gara di andata della semifinale di Coppa Italia di Serie D tra Giulianova e Messina. L'1-1 conclusivo degli 11 metri ad Arcidiacono risponde Tozzi Borsoi. Gara di ritorno allo stadio Scoglio di Messina il prossimo 3 aprile. Rivediamo le immagini salienti della partita nel servizio di Andrea Costantini. Pari di rigore 1-1 al Fadini nel primo round della semifinale di Coppa Italia di Serie D tra Giulianova e Messina, risultato giusto che è la media ponderata tra la buona gestione di gara della prima ora del Messina e la reazione rabbiosa giugliese dopo lo svantaggio. Nelle Giulianova sono fuori causa per infortunio il bomber di Paolo e Balducci e lo squalificato Torelli. Bolzan conferma Napolano davanti alla difesa, Gori e Lennart ai suoi fianchi, trio d'attacco Fazzini, Barlafante e Tozzi Borsoi. Nel Messina, oltre a Janze e Mancuso, non convocati, forfè dell'ultima ora per Dascoli e Marzullo, colpiti da un attacco influenzale. Bella la cornice di pubblico, tanti tifosi giugliesi rispondono all'appello della società per l'evento serale, una cinquantina di tifosi accorsi da Messina. Non proprio tenera l'accoglienza dei tifosi di casa nei confronti del tecnico peloritano Oberdan Biagioni, ex della partita a Giulianova per 2 stagioni e mezza prima di appendere gli scarpini al chiodo. Squadre contratte, ritmo blando nei primi minuti, prova a fare la partita ma con poco costrutto il Messina, che propone un centrocampista, Cocimano, come centravanti. Arcidiacono e Catalano provano a inventare dalle fasce ma trovano un Giulianova attento in fase difensiva. Così la prima palla gol a metà tempo è firmata Napolano, ma l'estremo peloritano Lorenzon fa capire che è in gran serata. La risposta del Messina è affidata alla punizione di Catalano al 26esimo. La squadra di Biagioni sale di livello nel finale di primo tempo con alcune incursioni sulle fasce. Da una di queste nasce un'altra punizione sulla quale ancora Catalano impegna più severamente Pagliarini. Nel secondo tempo il Messina continua a menare le danze fino al decimo, quando il traversone di Arcidiacono finisce sul braccio di Del Grosso per centri di Viterbo e calcio di rigore, e lo stesso Arcidiacono trasforma per il vantaggio del Messina. Da questo momento inizia un'altra partita, il Giulianova inizia a spingere a testa bassa, il Messina si siede e deve ringraziare la buona sorte. Palo esterno di Napolano sul calcio piazzato a 18 del brasiliano Lorenzon in stato di altra punizione di Napolano velenosa, e dopo un batti e ribatti Lorenzon blocca a terra il raso terra del neo entrato Antonelli. Al 23esimo anche Ferrini testa la bravura del portiere del Messina. Il Giulianova non si abbatte e continua ad attaccare in maniera furiosa, spinto dal pubblico del Fadini e dall'ottima regia di Napolano. Al 31esimo sugli sviluppi di un corner si supera ancora Lorenzon su una deviazione da corta distanza. Il meritato pareggio arriva al 35esimo, centri di Viterbo punisce la strattonata di Ferrante su Tozzi Borsoi. Lo stesso
stesso centravanti dagli 11 metri è impeccabile, stavolta nulla da fare per Lorenzon. È l'ultima emozione per una gara d'andata che lascia i giochi aperti per la qualificazione che si deciderà allo stadio Franco Scoglio il prossimo 3 aprile, ma per il Giulianova è una prestazione ben augurante per il campionato. Con questo carattere e pubblico, la salvezza non può sfuggire. Il direttore sportivo del Francavilla, Paolo D'Ercole, analizza l'ottimo momento dei giallorossi in campionato in attesa del derby di Notaresco di domenica pomeriggio. Per noi, Ania Cantagalli. Direttore, una vittoria importante nel derby contro l'Avezzano. Sembrate ormai aver preso una marcia che non ha voglia per niente di fermarsi. No, vabbè, noi non ci dobbiamo fermare. Stiamo facendo quello per cui stiamo lavorando dall'inizio dell'anno. Penso che i ragazzi abbiano la forza di poter continuare. Speriamo che adesso non ci accontentiamo di nulla, perché siamo ancora in lotta in tanti. Una curiosità, è cambiato qualcosa magari dopo la sconfitta contro il Cesena, in cui comunque avete giocato alla pari contro una formazione di categoria superiore? È cambiato qualcosa in voi per quanto riguarda la consapevolezza magari nei vostri mezzi? Ma noi questa consapevolezza l'abbiamo sempre avuta, non siamo stati sempre incisivi nel prenderci quello che potevamo prenderci. Abbiamo fatto qualche pareggio di troppo all'inizio, però adesso abbiamo recuperato quello che abbiamo perso per strada all'andata. Adesso dobbiamo continuare così, abbiamo ancora 9 battaglie fino alla fine, dobbiamo vincere la guerra. Sembra un Dos Santos completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto nella prima metà di stagione da Avezzano. Per quello che è venuto da noi, per cambiare, per tornare a essere quello che era. Adesso deve continuare, non si deve fermare. Si sta comunque dimostrando un giocatore decisivo, anche grazie ai compagni di squadra, mi viene da pensare soprattutto a Banegas. Sì, ma è naturale che il rientro di Banegas è quello di Palumbo oggi, attendiamo quello di Cafiero e Bedin, ma i ragazzi sono importanti, tutti e 25, stanno dando tutti il massimo, ognuno che viene chiamato in causa da il 101%, quindi continuiamo così. Ci potrebbe essere una sfida abruzzese tra voi e il Notaresco per cercare di essere la prima dell'Abruzzese in classifica, a parte ovviamente la conquista dei playoff? Domenica penso che sarà una partita importante per entrambe. Noi abbiamo un obiettivo da inizio dell'anno, loro penso abbiano raggiunto il loro, però è giusto che anche loro vogliano continuare a divertirsi, a far divertire. Il nostro TG termina qui, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19. Buon proseguimento di giornata.